tutti, benvenuti sul mio canale. Sono Chiara di Wellness Week, Chiara R. Come ogni inizio mese vi propongo il secondo video dei prodotti finiti in frigo. In questo caso si parla di prodotti mangerecci e quindi il video legato alla playlist Gedelfi with me che vi lascio nel box informazioni. Allora, parto subito perché ho diversi prodotti di cui parlarvi, di cui tre che appartengono alla linea Vivi Verde Coop e sono burger di soia biologici, crocchette vegetali biologiche e seitan alla piastra biologico. Il seitan sono due porzioni da 200 grammi, cioè meglio 200 grammi per due porzioni, mentre le altre due confezioni sono da 190 grammi per due porzioni. Sono state acquistate da mia mamma, che lei spesso riesce ad andare alla Coop anche perché ha la tessera, erano in offerta nelle apprese, di cui per di più i burger di soia biologici erano al 50%. Io normalmente mangio questi prodottini, però della linea Natura Nuova che estramo, di cui vi parlo già da diversi mesi, qui sul canale. E devo dire che gli fanno una gran battaglia perché veramente sono buoni, a parte gli ingredienti che comunque sono tutti appartenenti alla linea biologica, i valori nutrizionali sono buoni, ma hanno un buon sapore, sono facili da cucinare, cioè veramente sono la versione economica dei Natura Nuova, dei prodotti Natura Nuova. Perché i prodotti di Natura Nuova sono molto buoni, ma hanno un prezzo comunque elevato perché si aggirano sopra i 3 euro, mentre questi sono sotto i 2 euro. Quindi se avete la possibilità di andare alla Coop, guardate la linea Vivi Verde Coop biologica per una dieta vegetariana perché veramente vi può sorprendere. Poi ho terminato una schifezza, nel vero senso della parola, perché dentro ha il match l'olio di palma. In realtà io ne ho assaggiato solo uno, il resto l'ha mangiato l'uomo di casa e sono i tronchi al cacao, sono la versione fondente. Per una volta lo sfizietto ci sta, però sarebbero buoni se veramente eliminassero l'olio di palma, ma d'altronde la Ferrero si sa, tutto prende palma. Ho terminato le capsule compatibili di Caffè Musetti, la parte decaffeinata. Le capsulette erano fatte così, adesso sono vuote, la confezione è bellissima, all'interno poi c'era la capsula. Un profumo, un aroma, una corposità unica per essere un caffè decaffeinato. E devo dire che fa battaglia con altri caffè. Mi piace molto, mi piace anche questa confezione così accattivante, bella, bella, bella. E ripeto, il caffè è buono perché ha un aroma intenso, è corposo, è buono, appunto. Allora, ho ripreso, nel frattempo mi è caduto qualcosa, ho ripreso perché è in sconto una confezione di yogurt Valsoia Yosoi Mirtillo, perché ho detto, vediamo se nel corso degli anni magari hanno modificato un pochino gli ingredienti e riesco un pochino più a digerirli. Devo dire che mi ha sorpreso, uno perché realmente non sapeva come mi ricordavo io di polverina. E poi l'ho digerito, quindi molto probabilmente hanno migliorato la qualità degli ingredienti, ma anche magari proprio la quantità, la proporzione degli ingredienti all'interno. L'ho utilizzato in abbinamento con dell'avena integrale e della frutta secca. E poi ho terminato diverse tisane e tè. La prima sono le piramidi di Orange Pecore Tea, che avevo preso sotto Natale, in un negozietto in città. Ho finito della linea Maraviglia, la tisana purezza infuso di menta, ortica e liquirizia, che ho trovato in un negozietto, fuori città. L'azienda è la Restora.co, è la Restora. Quindi un po' tutti la conosceranno. All'interno c'è foglie di menta piperita al 45%, foglie di ortica al 30%, radici di liquirizia al 25%, contiene liquirizia, evitare consumo eccessivo in caso di ipertensione. Prodotto buono, 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 che utilizzavo quando magari avevo una cena un pochino, diciamo, consistente o magari non mi sentivo molto bene di stomaco.
Poi ho terminato l'infuso della Pompadour Frutti di Bosco Vitamina, che ho acquistato per utilizzarlo come infuso freddo, aggiungendogli un pochino di succo di limone e della menta fresca, in modo da andare ad aiutare la microcircolazione, perché i frutti rossi sono favolosi, uno perché sono degli antiradicali liberi veramente ottimi e poi perché aiutano la circolazione, per noi donne sono il top. All'interno ci sono frutti di bosco al 41%, rosa canina, mirtilli neri, ribes nero, bacche di sambuco, ibisco, mela, scorza d'arancio, aroma e frutti di bosco e vitamine. La cila è la B1, B2, B6, B12, niacina, acido pantotenico, acido folico e biotina. Ovviamente questi saranno stati aggiunti. Poi ho terminato sempre della linea Maraviglia, Vanilla, che è la miscela di camomilla setacciata ed erbe aromatiche. All'interno c'è la camomilla setacciata 90%, erbe aromatiche 10%, cartamo, rabarbaro, tiglio e china. Questo lo utilizzavo al posto proprio dell'infuso alla camomilla. E poi ho finito il tè bianco. Il tè bianco fa concorrenza al tè verde perché ha tantissimi antiossidanti in più del tè verde, però ha meno contenuto di caffeina, va bene per chi soffre un po' di ipertensione. Poi, so che questa cosa non piacerà ad alcune, ma sono prodotti che ho ricevuto e che, di cui vi voglio parlare, sono i pestati della Barilla, pomodori secchi e verdure mediterranee. Ve ne voglio parlare perché ritengo che siano dei sughi comunque buonini, per chi magari ha fretta. Allora, è sempre meglio fare i sughi in casa. Però capita che ci sia poco tempo, che si abbia poca voglia e si afferri durante la spesa delle confezioni di sughi già pronti da utilizzare nei casi di emergenza. Invece di prendere la prima cosa che capita, magari si può prendere un pestato Barilla. Non sto facendo pubblicità alla Barilla e non sono pagata alla Barilla, nemmeno so che io esista. Però mi sento di dire questo perché comunque hanno dei buoni ingredienti e sono buoni. Il verdura mediterranea ne ho già parlato una volta. Gli ingredienti sarebbero un po' da modificare, anzi no, di questo no, ne avevo parlato di un altro. Questo va bene perché all'interno comunque sono tutte solo verdura con olio di semi di girasole che va a conservare il tutto, e per me sono dei prodotti promossi. Non li acquisto, ripeto, a me sono stati inviati perché sono iscritta ad un sito dove si vengono, diciamo, si viene sorteggiati per far da tester. Non li acquisterò perché comunque io tengo a non comprare niente praticamente della Barilla per varie ragioni, tra cui anche il prezzo, però per tante altre ragioni. Però ripeto, se una fretta volete afferrare qualcosa, valutate questi pestati perché comunque a livello di ingredienti sono molto buoni. Poi, ultimo prodotto di cui vi voglio parlare sono i frulla, frutta da bere di Natura House, di Natura Nuova, non di Natura House, questa azienda di cui io ne ho parlato, ve ne parlo da tantissimi mesi. Li trovate in vendita, io li trovate al Conad, ma anche se non sbaglio all'Ipercop, ed è frutta pura, 100%, non ci sono zuccheri e conservanti aggiunti. Allora, io ho assaggiato mela, fragole e mirtilli, e dentro c'è 70% mela, 15% fragola e 15% mirtillo. Poi ho assaggiato mela, fragola e banana, mela 70%, fragola 15%, banana 15%. Mi strapiacciono, sono perfetti per i bambini ma sono perfetti anche per gli adulti. Per gli adulti vanno bene come una merenda, una sana merenda, ma anche come zuccheri di pronto utilizzo se si fa un allenamento, un workout strong che richiede energia, quindi va bene per chi magari fa running, per chi va in bici, ma si parla proprio di allenamento vero e proprio, quasi semi professionista, ma anche amatoriale, però di chilometri, cioè se correte per 10 minuti questi sono zuccheri che non andate a smaltire. Potete utilizzarli però come merendina sana e gustosa, veramente li ho bevuti così, mi sono piaciuti. Poi in particolar modo mela, fragole e mirtilli mi piace perché ci sono i mirtilli che sono perfetti per noi donne, per la nostra circolazione, insomma sono prodottini che mi piacciono.
Ho regalato qualche confezione anche a una mia amica che è una bambina e li ha adorati, quindi ne ho dato anche qualcuno a una mia collega, li ha adorati, cioè veramente fanno strage. Questi frullà, questa frutta da bere fanno strage. Se li trovate in vendita acquistateli perché vale veramente la pena. Possono essere anche la base per, diciamo, magari una colazione o un frullatore con l'aggiunta magari di un cucchiaio di macca o con l'aggiunta magari di un po' di latte di soia o del latte di mandorla, insomma, per creare uno smoothie un pochino più particolare. Basta, io i prodotti, diciamo, mangiarci il periodo per giugno li ho terminati. Spero di avervi dato qualche spunto. Se voi avete qualcosa da consigliarmi, scrivetemi che cos'è e dove lo posso trovare. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!